Benvenuti a questa quinta parte del corso sulle banche dati, nella quale ci concentriamo sui vincoli o relazioni fra una tabella e l'altra. Quindi, come promesso, con questa lezione chiudiamo il cerchio aperto con la parte numero 3 del corso, nella quale abbiamo iniziato a parlare della tabella. E qui arriviamo un po' a chiudere il discorso. Una volta creata la tabella, una volta capito perché i dati vanno suddivisi su più tabelle, qui mettiamo finalmente in relazione le tabelle una con l'altra per rendere coerente tutta la banca dati. Allora, come dico qua nell'introduzione, dunque abbiamo creato le nostre tabelle, le abbiamo preparate ad essere relazionate una all'altra con le opportune chiavi primarie ed esterne e adesso, prima di parlare dei vincoli, finalmente daremo un'occhiata un po' più da vicino delle tabelle presenti nella nostra banca dati. E quindi, volendo, potremmo già addirittura iniziare a popolare di dati le nostre tabelle. Niente ci impedisce di aprire le tabelle e cominciare a scriverci dentro dei dati. Perché la banca dati, una volta create tutte le tabelle che riteniamo opportuno aver bisogno per gestire, nel nostro caso appunto, un'attività di supporto PC, di interventi sui PC dei nostri clienti, noi potremmo già appunto usare questa banca dati. In verità, per appunto garantire la coerenza dei dati, la qualità dei dati e appunto la coerenza fra i dati presenti in una tabella rispetto ad un'altra, manca ancora un elemento. E questo elemento sono appunto è rappresentato appunto dai vincoli o relazioni fra una tabella e l'altra. Ecco, prima di vedere i vincoli in quanto tale, vale la pena a questo punto dare un'occhiata una a una alle nostre sette tabelle della nostra banca dati. Come è organizzata questa banca dati che ho deciso di creare in questo modo? Abbiamo alcune tabelle che fungono da catalogo di informazioni, quindi codice e descrizione di un determinato codice, e altre tabelle che sono dati veri e propri, come può essere il PC o il dettaglio dell'intervento fatto su un certo PC. Quindi passiamo queste tabelle in rassegna, così ci sarà più chiaro con cosa stiamo lavorando. Per esempio, la tabella del fabbricante del PC è una tabella di catalogo, quindi possiamo aprirla con la funzionalità modifica e vediamo perché è una tabella che io chiamo di catalogo, di contorno alle tabelle principali dei dati, perché ha una sua chiave automatica, come ormai abbiamo imparato a sapere. Quindi la prima colonna, il primo attributo della tabella è, vedete qui in basso, è una chiave automatica e così per convenzione le chiavi automatiche ho deciso di chiamarle con un prefisso ID sottolineato, ID come identificatore, ecco, identificatore fabbricante, numerica, chiave automatica, poi come seconda colonna, secondo attributo, la denominazione in tipo testo varchar in or case, appunto per facilitare, ho detto, le ricerche maiuscole e minuscole, quindi descrizione estesa del fabbricante, esempio Lenovo, HP, Dell, eccetera, eccetera, e così, tanto per aggiungere una colonna ulteriore, ho messo anche l'email di supporto, questo un testo fisso. Scusate, un testo variabile ma non in or case perché tanto è un indirizzo email, indirizzo di posta elettronica per il supporto dei clienti, ovvero un ipotetico, Vi ricordo che in questa banca dati è inventato tutto, anche le informazioni contenute, quindi ipotizziamo che ogni fabbricante abbia un uno e unico indirizzo di posta elettronica e l'unico modo per contattare il fabbricante sia la posta elettronica, vabbè, tanto per semplificare, abbiamo messo anche appunto l'attributo colonna email di supporto. Ecco, questa è una tabella del fabbricante che io appunto definisco una tabella di catalogo, ovvero il catalogo di tutti i fabbricanti con i quali abbiamo a che fare, con i nostri PC che incontriamo nel nostro lavoro di supporto.
Poi andiamo avanti, altre, vediamo un po' le tabelle di catalogo, quindi di contorno alle tabelle principali con i dati effettivi. Altre tabelle di questo tipo sono, per esempio, vediamo un po' se è giusto, ecco i proprietari dei PC, ovvero i nostri ipotetici clienti che ci chiamano con un problema sui loro PC e noi andiamo a fare l'intervento. Quindi stessa struttura, stesso meccanismo di creazione della tabella, quindi una chiave principale, ID, identificatore del proprietario, numerica automatica, il cognome del proprietario, ce la faccio, sì, il cognome, varchar, il nome, ecco, le lunghezze sotto sono arbitrarie nel senso che io ho deciso di dare al cognome e al nome una lunghezza di 60 caratteri. Potete fare quello che volete, cioè quello che vedete qui è una decisione di chi crea la banca dati. Entro certi limiti c'è libertà naturalmente, deve esserci, diciamo che 100 creatori della stessa banca dati, avremo 100 banche dati diverse, non fosse altro magari che per la lunghezza dei campi. Qualcuno può mettere anche 100, qualcuno anche solo 30 come caratteri. Ecco, a dipendenza scelta della realtà che ognuno deve gestire, potrà poi impostare i singoli dettagli di queste tabelle come lo riterrà opportuno. Ecco, qui c'è libertà naturalmente di gioco dentro queste decisioni, così come i nomi delle colonne. Io ho messo cognome e nome, uno può decidere di scrivere, che ne so, cognome proprietario, nome proprietario, è uguale, quindi c'è libertà, non è che è scolpito nella pietra quello che vedete qui, ma è un esempio, semplicemente uno delle possibili, una delle possibili impostazioni di questa banca dati, quindi cognome e nome, l'email, che ormai al giorno d'oggi praticamente ce l'hanno tutti, un'email, l'email del proprietario del PC e voilà, no? Anche il numero di telefono. E questa è un'altra tabella catalogo, nel senso che cataloga i dettagli, le schede anagrafiche, diciamo così, dei proprietari dei PC ai quali abbiamo prestato il nostro servizio di supporto. Un'altra tabella di questo tipo è il tipo di indirizzo. Ecco, perché tipo, ho deciso di complicarmi un po' le cose in questa banca dati con il tipo di indirizzo? Perché i proprietari dei PC avranno presumibilmente uno o più indirizzi che ci possono interessare, tipicamente l'indirizzo del domicilio dove si va a fare l'intervento del PC e magari hanno un indirizzo, che ne so, d'ufficio dove il proprietario desidera che gli venga inviata la fattura e non a domicilio, ecco, giusto per fare un esempio. Quindi mi sono creato anche un catalogo di tipi di indirizzo, descrizione estesa del tipo di indirizzo, esempio domicilio, indirizzo di fatturazione, eccetera, eccetera. Ecco, quindi anche qui stessa struttura, stessa disposizione di creazione di questa tabella, la solita chiave automatica numerica e poi la descrizione di quanto deve contenere questa tabella. In questo caso c'è una colonna sola che descrive il tipo di indirizzo, è testualmente, è proprio testo esteso. Un'ultima tabella di tipo catalogo è il tipo di PC. Ecco, anche qui chiave automatica e tipo di PC, descrizione estesa, esempio notebook, desktop, laptop e quant'altro che volete voi. Quindi ho deciso anche di crearmi una tabellina a parte con il catalogo, l'elenco di tutti i tipi di PC con i quali possiamo avere a che fare, codificati. Ecco, quindi abbiamo una, due, tre, quattro tabelle che sono, diciamo, a contorno, come decodifica di certe informazioni che abbiamo messo catalogate in queste quattro tabelle. Poi abbiamo le tabelle effettive con i dati. Quali sono le tabelle effettive con i dati? I PC, ovviamente, tabella importante perché lavoriamo, questa banca dati descrive gli interventi sui PC, quindi beh, la tabella principale è proprio quella dei PC. L'intervento, quindi il dettaglio, questa tabella contiene gli attributi, le colonne che descrivono il dettaglio dell'intervento che abbiamo fatto sul singolo PC e gli indirizzi appunto dei proprietari dei PC. Proviamo a aprire per esempio questa, andiamo in ordine, modifica. Ecco, l'indirizzo dei PC, vedete che ha una chiave, la solita chiave automatica presente in tutte le tabelle,
che è l'ID, l'identificatore dell'indirizzo, e poi ecco che qui, siccome non è una semplice tabella che cataloga delle informazioni, come quelle che abbiamo visto in precedenza, ma una tabella con i dati che descrivono la nostra attività, iniziamo a vedere altri identificatori presenti in queste tabelle, che sono le famose chiavi esterne di cui ho parlato nella terza parte del corso. Queste chiavi esterne sono proprio quelle che ci permetteranno di mettere in relazione queste tabelle principali dei dati con quelle di catalogo decodifiche che abbiamo visto un attimo fa. Nel caso specifico dell'indirizzo, nel contesto della gestione dell'indirizzo, dunque c'è la chiave primaria, principale, identificatore indirizzo, poi questa tabella dovrà essere legata con l'identificatore del tipo indirizzo e aiuta molto per capire, mettere in chiaro nella descrizione a cosa si riferisce questo ID. E vedete che io ho messo tipo indirizzo tra parentesi in relazione con T tipo indirizzo, che è poi questa tabella qua, T tipo indirizzo. Quindi la descrizione in questo caso, pur essendo opzionale, potete anche tralasciare tutte le descrizioni che la tabella vi verrà creata tranquillamente, però è molto utile per capire com'è organizzata questa banca dati, descrivere. Quindi non lesinate sulla descrizione, perché sul momento, quando state creando la banca dati, verosimilmente vi è tutto chiaro nella vostra testa lo schema della banca dati, perché lo state creando sul momento, ma poi passano le settimane, passano i mesi o questa banca dati la date a qualcun altro che non l'ha creata e non l'ha pensata lui. Ed ecco che vengono molto importanti questi commenti per capire sia voi, per fare mente locale voi stessi, sia per una persona che non ha creato lui la banca dati, per capire come è organizzata. Quindi questa particolarità dei commenti l'ho già sottolineata nel corso precedente sugli script bash, dove non ho mai sottolineato abbastanza, continuavo a sottolineare che i commenti sono molto importanti per riuscire a leggere per bene il codice di uno script bash. La stessa cosa avviene con le descrizioni delle singole colonne degli attributi delle tabelle in una banca dati. Avete qui un campo apposito di descrizione, sfruttatelo, mi raccomando, non lesinate sui commenti, che sono sempre utili per capire che cosa avevate in mente in quel momento quando avete creato la banca dati. Quindi andiamo avanti, ID, identificatore del tipo di indirizzo, che ci permette di legare appunto l'indirizzo di un proprietario con il tipo di indirizzo che abbiamo catalogato nella tabella tipo indirizzo. Così come l'ultima colonna qui in fondo, ID proprietario, identificatore proprietario, codice identificativo del proprietario del PC che usa questo indirizzo. Quindi è in relazione, ecco che qua ce la faccio, è in relazione, vediamo un po', con T proprietario. Ecco, questo ID, questa colonna ID proprietario ci permetterà di mettere in relazione questo indirizzo con la persona, con il nostro cliente, con l'ID proprietario, quindi in questa tabella T proprietario che ha la chiave principale, la chiave primaria ID proprietario. Così come ID tipo indirizzo è la chiave principale della tabella T tipo indirizzo. Ecco, poi l'intervento. Ecco, ogni tanto vedete che uso, mi viene automatico usare i pulsanti qui in cima per aprire e modificare la tabella, così come il tasto destro, È la stessa cosa. Ecco, l'intervento del PC. Quindi cosa abbiamo fatto su questo PC? Vedete che c'è la solita chiave automatica principale. In questo caso ho deciso di descrivere in quale giorno, come data, siamo intervenuti, quanto è durato l'intervento per, così diciamo, ipoteticamente fatturare poi questo intervento. Quindi inizio dell'intervento sotto forma di colonna tipo ora, tipo dato, tipo campo ora, e fine dell'intervento un altro orario, quindi inizio e fine dell'ora. Qui nella descrizione ho messo anche il formato, vedete ore, minuti, ore, due punti, minuti, la data. Il dettaglio dell'intervento è ho messo un campo, una colonna tipo memo, quindi un carattere molto esteso che ci permette di scrivere liberamente del testo, e quindi questo è proprio testo libero, si scrive
nelle mie intenzioni qui si dovrà scrivere, che so, è stata sostituita la scheda di memoria perché era rotta, ecco, dettaglio dell'intervento. E in fondo, anche qui, vedete che c'è una ultima colonna, IDPC, identificatore del PC, quindi codice identificativo del PC sul quale si è intervenuti in relazione con la tabella PC, che è quella appunto del PC. Quindi io ho fatto un intervento su cosa, su quale macchina, su quale PC, e quindi ecco che metterò in relazione con questa chiave esterna, metterò in relazione con la chiave principale del PC, che è la prossima e ultima tabella che dobbiamo vedere. Eccola qua, la tabella PC, che è la tabella fondamentale della nostra banca dati. In effetti vedete che anche quella più estesa, col numero di colonne maggiore, quindi con la riga, con le righe più lunghe che sono archiviate in banca dati. Allora, il tipo PC ha appunto la sua chiave principale solita automatica, ID identificatore PC, e poi qui, vabbè, a fantasia, ripeto ancora una volta, questo è solo un esempio di banca dati, voi potete aumentare o diminuire il dettaglio di descrizione di questa entità PC come volete. Io ho messo per esempio il nome modello, una descrizione estesa, nome modello del PC, quanta memoria RAM, e qui nella descrizione ho messo anche un esempio di cosa, di come si dovrebbe inserire questa informazione, quanti dischi ha questo PC, se sono stato solido sì o no, giusto per sfruttare il tipo di campo booleano, cioè acceso spento, un po' come un interruttore. Quindi i dischi di questo PC sono stato solido sì oppure no, i pollici del video, quanto è grande il video legato a questo PC, che sistema operativo è installato su questo PC, quindi Ubuntu, Windows, quello che è, se c'è una stampante legata a questo PC, sì o no, se c'è uno scanner, sì o no, e poi in fondo vedete ci sono addirittura tre ID, identificatori per tre chiavi esterne che ci permetteranno di legare la tabella principale della nostra banca dati PC con altrettante tabelle di catalogo descrittive a contorno, ovvero un PC viene legato al suo tipo PC, quindi questo è legato con la tabella tipo PC. La chiave principale della tabella tipo PC sarà legata a questa chiave secondaria esterna. Il proprietario, perché un PC ha un proprietario forzatamente, quindi qui sarà legata in relazione con la tabella T proprietario, questa qua. E infine il fabbricante, ovviamente, perché un PC è stato costruito da qualcuno e noi abbiamo deciso di crearci un catalogo dei fabbricanti, la prima tabella che abbiamo visto, e quindi la leghiamo con questa chiave esterna alla chiave principale del fabbricante. Ecco, questa è tutta la banca dati con la quale abbiamo a che fare in questo corso. È piccolina ma sufficientemente estesa per riuscire a capire e a descrivere i meccanismi di una qualsiasi banca dati. Ecco, come ho detto in questo corso, l'obiettivo è presentare i concetti fondamentali che valgono per tutte le banche dati, sia che sia composta da due tabelle che da 2000 tabelle. Qui abbiamo 7 tabelle che sono più che sufficienti per descrivere quanto ci occorre. Ecco, quindi scopo di questa quinta parte del corso era spiegare i vincoli e le relazioni. Quindi prima di spiegare i vincoli, che passiamo appunto adesso a descrivere, ho voluto fare una panoramica di queste tabelle, perché finora le avrete viste nello sfondo dei video, ma non le abbiamo mai visualizzate in dettaglio. Ecco, così abbiamo fatto una panoramica delle tabelle della nostra banca dati. Voilà. Adesso i vincoli, appunto, dicevamo, questa banca dati così com'è, senza vincoli, la potremmo già usare, quindi si potrebbe già aprire una tabella o l'altra e iniziare a digitarci delle informazioni per archiviare la nostra banca dati. Però appunto manca l'anello mancante, cioè i vincoli tra una tabella e l'altra, in modo che il tutto risulti coerente, in modo che io non posso inserire in una tabella delle informazioni che non esistono in altre tabelle, e quindi creando delle incoerenze, quindi rendendo di fatto inutile la nostra banca dati senza valore aggiunto, perché sarebbe solo disordine di dati e non dati ordinati e facilmente recuperabili e leggibili.
Allora, i vincoli o relazioni fra tabelle sono quell'oggetto di banca dati che mette concretamente in relazione le tabelle e non solo concettualmente come abbiamo detto finora. Cioè, fino adesso vi ho parlato, diciamo così, a parole di legami fra una tabella e l'altra, ma non l'abbiamo visto, tra virgolette, fisicamente questo vincolo. Quindi, noi abbiamo pensato, diciamo, nel nostro disegno, nella nostra testa, quando abbiamo creato la banca dati, abbiamo pensato come le tabelle logicamente devono essere legate una all'altra, cioè ci viene logico, intuitivo dire che un PC avrà un tipo di PC, cioè sarà di un certo tipo un PC, quindi per forza il PC sarà legato a un tipo di PC, cioè ci viene spontaneo dirlo, lo vediamo anche senza disegnarlo, cioè nella nostra testa è chiaro che il tipo di PC e il PC sono due tabelle legate, quindi noi nella nostra mente lo sappiamo già che quelle tabelle devono essere legate. Abbiamo chiaro in mente lo schema della nostra banca dati, ma i legami o i vincoli non sono ancora stati fisicamente disegnati fra una tabella e l'altra, non esistono ancora. E appunto, qui ribadisco, finché le cose restano così, noi possiamo sì inserire dei dati nelle tabelle, nulla ce lo impedisce, però potremmo facilmente creare delle incoerenze fra una tabella e l'altra. Del tipo, per esempio, creare un indirizzo per una persona che non esiste ancora nella tabella delle persone. Nel nostro caso, persone sono poi i proprietari. Oppure assegnare un computer a un proprietario che non esiste ancora in banca dati. O che so, assegnare un tipo PC che non esiste ancora nella tabella catalogo tipo PC. Eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe un vero pasticcio, naturalmente. Ecco allora che ci viene in aiuto che cosa? Un elemento in più delle banche dati, appunto, che sono i vincoli fra le tabelle. E i vincoli sfruttano appunto i meccanismi delle banche dati per impedire che venga creata qualsiasi incoerenza fra le banche dati. Una volta che avremo legato le tabelle una all'altra con questi vincoli, non potremo più, per esempio, assegnare ad un PC un tipo PC che non esiste ancora nella tabella tipo PC. Quindi bisognerà fare un lavoro preventivo di completare la tabella tipo PC con un nuovo tipo PC che ci è arrivato sotto mano ultimamente, quindi dovremo prima compilare questa tabella e poi potremmo creare questo nuovo PC con il suo nuovo tipo PC, ma non il contrario, non potremo creare un PC senza prima avere il corrispettivo codice esistente nella banca dati, nella tabella di catalogo tipo PC. Questo è solo un esempio, poi vale per tutti gli altri legami fra tabelle. Ecco, dunque, e vediamo concretamente cosa sono questi vincoli, dove in LibreOffice Base si gestiscono questi vincoli. Allora, abbiamo fatto la prima fase del lavoro, che è quella di creare le nostre tabelle, e adesso possiamo accedere al menu Strumenti, Relazioni, eccolo qua, Relazioni, e voilà, qui naturalmente il disegno è già composto perché ho già preconfezionato la banca dati, ed ecco qua, vedete queste righe, questi vincoli, questi legami fra una tabella e l'altra, vedete tutti questi, tutte queste righe fra una tabella e l'altra ci rappresentano i famosi vincoli, i legami che rendono coerente tutta la banca dati. Eccoli qua. Nel gergo delle banche dati, poi andiamo in dettaglio a capire come si crea questo disegno e cosa vogliono dire queste righe, non preoccupatevi, per il momento concludiamo questa descrizione. Nel gergo delle banche dati, quindi queste relazioni fra una tabella e l'altra, per esempio questa, ecco, questa l'ho selezionata così evidenziata, questa è una relazione fra la tabella tipo PC e PC. Queste relazioni vengono chiamate padre-figlio o madre-figlia, visto che stiamo parlando di tabelle al femminile, dove c'è una tabella madre che comanda e vincola il contenuto delle tabelle figlie. Per esempio, la tabella madre nel nostro caso sarebbe quella delle persone, ovvero dei proprietari dei PC, solo per fare uno degli esempi, quindi il proprietario dei PC è una tabella madre rispetto a quella degli indirizzi, che è una tabella dipendente e quindi figlia. Perché questo? Perché non può esistere un indirizzo senza la persona che ha
abita quell'indirizzo o che usa quell'indirizzo per il suo ufficio, per la sua fatturazione, ecco. Quindi capite logicamente che deve esistere per primo la scheda del proprietario, quindi una riga del proprietario, prima di potergli creare un suo indirizzo, perché non ha senso il contrario. Avere un indirizzo senza una persona legata a quell'indirizzo non ha senso, quindi c'è un'incoerenza. Ecco che questo vincolo, per esempio, crea un legame di madre, tabella madre e tabella figlia, e così via per tutte le altre. Ecco. Guardiamo un attimino più in dettaglio, così magari mettiamo in icona la nostra scaletta. Guardiamo più in dettaglio questo disegno che qui appunto è già composto. Quando apriamo per la prima volta in una banca dati nuova questa finestra, è completamente grigia, vuota, non c'è nulla. Quindi dobbiamo iniziare ad aggiungere le tabelle per poi relazionarle, per poi vincolarle una all'altra. Come si fa? Qui ci sono dei pulsanti per agire su tutta sulle tabelle, scusate. E vedete che esce anche l'aiutino scritto in bianco sfondo nero, aggiungi tabelle, quindi si fa clic qua e qui viene elencato tutto il contenuto in tabelle della vostra banca dati. Io naturalmente le ho già aggiunte sotto, sono tutte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelle, ci sono tutte, è inutile aggiungerne delle altre, comunque potete selezionare una alla volta, non si può fare più di una tabella alla volta, quindi cliccate su questa, cliccate aggiungi e le tabelle vengono aggiunte una alla volta, magari posso anche provare a farlo una volta. Ecco, vedete, se lo rifaccio, lui mi dice: guarda che la tabella fabbricante l'hai già inserita nel tuo schema e quindi non mi si aggiunge ulteriormente. Però il meccanismo di lavoro è questo: si clicca su questo pulsante, si presenta l'elenco delle tabelle e man mano fate una, aggiungi, tre, aggiungi, quattro, aggiungi, eccetera, eccetera, finché avete tutte le vostre tabelle che volete vincolare una all'altra nel vostro spazio di lavoro qua del Relation Design. Vedete, non è tradotto in italiano, comunque diciamo il disegnatore, l'area di disegno delle relazioni fra le tabelle. Poi, per disegnare il legame fra una tabella e l'altra, prendete, diciamo, conoscendo il concetto di chiave esterna e chiave primaria, è facile creare le relazioni fra una tabella e l'altra. Se avete disegnato con in testa questo concetto le vostre tabelle, dovrete semplicemente tirare delle righe fra una tabella e l'altra. Esempio, tipo PC, che è il catalogo di tipo PC, possiamo relazionare questa tabella con la tabella PC semplicemente legando la chiave principale del tipo PC con la chiave esterna tipo PC corrispondente nella tabella. Quindi si fa clic e si tiene premuto il tasto del mouse su questa colonna e la si trascina fino alla corrispondente tipo PC. E voilà. Ecco, in questo caso cosa mi dice? Questa relazione esiste già. Vuoi modificarla, crearne un'altra, eccetera, faccio a nulla perché esiste già questa relazione naturalmente. Una volta che esiste la relazione, si può fare doppio clic sulla relazione e appare il dettaglio della relazione. Il dettaglio della relazione vi presenta le due tabelle interessate, in questo caso tipo PC e PC, e vi mostra sotto con quali campi è relazionata una tabella con l'altra, quale colonne sono interessate. Ecco, noi, grazie all'uso delle chiavi, automatiche, avremo sempre un campo solo che ci lega le tabelle, o praticamente sempre un campo solo, quindi la chiave primaria di una tabella che si riflette nella chiave esterna di un'altra tabella, quindi sarà sempre un campo. In altri casi dove non è così, è anche possibile creare legami, vincoli con più colonne. Vedete, qui c'è la possibilità di aggiungere più colonne. Nel nostro caso sarà sempre una colonna sola, quindi ID tipo PC nella tabella PC con ID tipo PC nella tabella tipo PC. Ecco, e perché noi abbiamo semplicemente trascinato drag and drop la chiave principale sulla chiave esterna dell'altra tabella. Ecco, in questo caso appunto è di nuovo evidente che la tabella, chiamiamola madre,
è la tipo PC perché comanda lei rispetto alla tabella PC che è relazionata con la chiave esterna rispettiva. È tabella madre perché, come abbiamo detto prima, non possiamo creare una riga che descrive un PC con un tipo PC che non esiste ancora nella tabella tipo PC. Adesso che le due tabelle sono relazionate con questa relazione, non sarà più possibile inserire una riga, archiviare una riga in questa tabella del PC senza usare un codice tipo PC che non sia presente nella tabella tipo PC. Ecco. Una volta che è creato questo legame, non si potrà più creare un'incoerenza in banca dati. Quindi, se manca un tipo PC, dovrò prima crearlo qua e poi lo potrò usare qua, ma non il contrario. Dunque, l'utilità dei vincoli referenziali fra una tabella e l'altra sta, come dire, nel blindare la banca dati in modo che non possano crearsi delle incoerenze fra i dati contenuti nelle tabelle. Ecco, come vediamo qui nella finestra, nel dialogo di impostazione di dettaglio di un vincolo, c'è una parte bassa di questa finestra con diverse opzioni, suddivise in due colonne. Qui sulla sinistra c'è un'opzione di aggiornamento, vengono gestite le opzioni di aggiornamento legate al vincolo e sulla destra ci sono le opzioni per la gestione delle opzioni di eliminazione, sempre legate a questo vincolo. Dunque, stando su questo esempio di vincolo fra tabella dei PC e tabella dei tipi di PC, possiamo dare un'occhiata appunto a queste opzioni, perché appunto l'utilità dei vincoli non si ferma al garantire la coerenza dei dati, ma può andare anche più in là, volendo o se necessità vuole che sia così. Cosa intendo? Ecco, per difetto, quando un vincolo viene creato, ovvero quando noi tiriamo una riga, creiamo una riga col drag and drop tra una tabella e l'altra, e quindi si crea appunto il vincolo. Le impostazioni per difetto, sia per aggiornamento che per eliminazione, sono queste due che vedete qui attivate in questo momento. Ecco, nessuna operazione di aggiornamento e nessuna operazione di eliminazione significa che la banca dati, appunto, come ho detto, è blindata, ovvero se io tento di eliminare un tipo di PC quando adesso con questo codice, con questa chiave tipo PC, ci sono delle righe in questa tabella di PC che usano quel tal codice, mi verrà segnalato un errore, perché la banca dati si rifiuta di cancellarmi dalla tabella che comanda, la tabella madre, questa, il tipo di PC, si rifiuta di cancellarmi un codice che esiste in altre tabelle dipendenti da essa, in questo caso il PC, scusate. Ve lo posso mostrare con un esempio, quindi. Chiudiamo un attimo questa tabella, scusate, questa finestra, e andiamo. Anzi, no, non la chiudo, ma passo la finestra qua dietro e apro il contenuto della tabella PC. Aspettiamo che. Ecco, quindi la rimpicciolisco un attimo e me la tengo qui per bene sulla destra e poi apro la tabella tipo PC. Eccoci qua. Rimpiccioliamo anch'essa. Pochettino, tanto tiene poco posto. Ecco, questa è la tabella dei tipi PC. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' la tabella dei PC. Andiamo a vedere la corrispondenza chiave secondaria del tipo PC. Ecco qua. Per esempio, vediamo che c'è almeno un PC, anzi due, col tipo PC 3. Tipo PC 3, vediamo qui che corrisponde al desktop. Ecco, se io in questo momento con attenzione,
ecco qua, che non si vede, con il vincolo impostato su nessuna operazione per un tentativo di eliminazione, così come nessuna operazione per un tentativo di aggiornamento della tabella che comanda, ovvero il tipo PC, con questa impostazione non posso cancellare il tipo PC3 desktop perché ci sono nella tabella, in una delle tabelle dipendenti, ovvero quella dei PC, ci sono due righe che usano questo codice 3. Quindi adesso ci provo, vengo qui sulla riga 3 della tabella tipo PC, tasto destro, elimina, voglio eliminare il codice 3. Mi chiede la conferma, gli dico di sì, ed ecco che mi esce un errore nel cancellare i record di dati, violazione del vincolo di integrità, vedete? Viene proprio scritto vincolo di integrità fra la tabella PC e la tabella tipo PC. Poi volendo si può premere il pulsante più per vedere più dettagli dell'errore, però sono anche scritte abbastanza tecniche, possiamo anche lasciar perdere. L'importante è questa frase, violazione del vincolo di integrità. Perché? Perché abbiamo detto che quando io provo ad eliminare una riga della tabella madre che comanda, ma il codice della chiave principale è usato nella chiave secondaria delle tabelle figlie, uno o più tabelle figlie, ecco che la cosa non può funzionare perché gli dico non eseguire nessuna operazione per l'eliminazione. Ecco, facciamo un altro esempio per capire cosa vuol dire cambiando le opzioni invece. Vedete che qui ha dato errore perché gli ho detto non far nulla. C'è anche un'altra possibilità, diciamo, le due opzioni, quindi le due colonne sulla sinistra e sulla destra sono equivalenti, soltanto che una si concentra sull'aggiornamento, ovvero se io volessi cambiare la chiave primaria da 3 a 10 come codice per dire, fai niente, aggiorna, imposta, imposta, e parallelamente ci sono le opzioni di eliminazione, però è più forse didatticamente più esplicativo. Vedere l'effetto del tentativo di eliminazione che non di aggiornamento. Quindi concentriamoci sulla colonna di destra, tanto quella di sinistra, il ragionamento è uguale, vale lo stesso ragionamento, soltanto che è da farsi sull'operazione di aggiornamento e non di eliminazione. Allora, vediamo almeno un'altra opzione. Per non dilungarci troppo in questo video, lasciamo perdere l'imposta 0 e l'imposta predefinito come opzioni. Perché imposta 0 vuol dire semplicemente quando io provo ad eliminare o voglio anzi eliminare questo record dalla tabella madre, imposta a 0, ovvero con il valore 0, i codici corrispondenti delle chiavi secondarie dove c'era il codice 3. Quindi se io attivassi questa opzione in questo modo del vincolo e tentassi nuovamente di cancellare questa riga verrebbe impostato a 0, verrebbero impostati a 0 questi due PC che adesso sono a 3, verrebbero messi a 0. Ovviamente, affinché funzioni il meccanismo, devo avere anche il codice 0 nella tabella che comanda. In questo caso c'è 0 notebook, quindi funzionerebbe. Imposta predefinito vuol dire imposta un certo valore predefinito che abbiamo assegnato a questo campo della chiave secondaria, cioè nella tabella figlia dipendente noi possiamo dire quando crei un nuovo record, una nuova riga per questa tal colonna, se non metto niente io, metti un valore predefinito. Ecco che impostando il vincolo con questa opzione, cancellando dalla tabella madre, verrebbe impostato il valore predefinito nella chiave secondaria della tabella dipendente figlia. Ovviamente, ancora una volta, questo valore predefinito deve esistere nella tabella madre. Quindi facciamo un esempio: se come un valore predefinito del tipo PC io metti il valore 6, ovvero altro, cioè ovvero un tipo PC non ben definito, il valore 6 deve esistere, come è questo caso, nella tabella madre. Quindi
avessi messo in posta 6, quando non metto niente nel tipo PC, nella tabella PC, funzionerebbe questo meccanismo perché il 6 è contemplato nella tabella madre. Però appunto queste due opzioni, non dilunghiamoci più di tanto, facciamo un esempio pratico con con l'eliminazione a cascata. Ecco, diciamo che io questo vincolo lo modifico da nessuna operazione a eliminazione a cascata, gli dico ok. A questo punto ho modificato l'operazione da fare quando c'è un tentativo di eliminazione, vedete eliminazione a cascata. Chiudo, salvo la banca dati in modo che si salvi la modifica. Teniamo qui sotto sempre il nostro schema dei vincoli e a questo punto cosa succede? Vediamo un po', vediamo un po', eliminazione a cascata. Attenzione, a cascata vuol proprio dire letteralmente che se io cancello un codice tipo PC da questa tabella, si cancellano a cascata tutti i PC che hanno questa chiave secondaria corrispondente a questo codice. Allora, facciamo così per evitare di, diciamo, di rovinare, di perdere i dati già presenti in questa banca dati che poi avrete a disposizione anche a voi. Diciamo che facciamo un nuovo tipo PC, demo cancellazione. Ecco il numero 7 creato da 0, quindi nella tabella madre che comando ho creato un nuovo codice tipo PC. A questo punto creiamo un nuovo PC, una riga, non esageriamo, creiamo una riga, qui diciamo nuovo PC 10 Gigabyte, qui lasciamo sempre 1, qui niente, qui 10, qui x, y, z, è uguale, questi solo per riempire i campi. Ecco, il tipo PC metto 7, che è quello nuovo, il proprietario copio quelli sopra così non ho problemi, penso, ecco, ho finito, ho creato un nuovo PC, ecco qua. Allora, facciamo così, rimpicciolisco la finestra. Quindi PC numero 14, chiamato nuovo PC, è un tipo PC 7 che è il demo canch. A questo punto, con l'opzione di eliminazione a cascata disponibile, provo a cancellarmi il codice 7, che attenzione, dalla tabella madre ha almeno una riga con il codice 7 usata nella tabella PC. Potrei averne anche 10, ne ho creato uno per non ovviamente dilungarmi troppo. Riprovo ad eliminare la riga, dico sì, voglio eliminare questo tipo PC, faccio sì e vedete che non è successo nessun errore. Non mi ha più dato errore di vincolo perché ho attivato l'eliminazione a cascata. Qua aggiorniamo la tabella e vedete che il PC, aggiorniamo la visualizzazione della tabella e non ho aggiornato i dati nella tabella PC. In realtà si era già cancellata la riga, ma probabilmente avendo il cursore o posizionato su quella riga non me l'ha tolta dalla visualizzazione. Ho fatto un aggiorna della vista della tabella e vedete che la riga del PC 14 è sparita da sola magicamente. Perché questo? Perché ho attivato appunto l'opzione di eliminazione a cascata. Ecco, niente male, vero? Molto bene, quindi avete visto che come dire, la banca dati il più blindata possibile si ottiene con i vincoli impostati in questo modo, ok? Perché questo non permette assolutamente nulla nelle tabelle che comandano, nelle tabelle madri, se hanno dei dati dipendenti nelle tabelle figlie. Quindi con questo ci garantiamo che non possiamo cancellare per errore un'enormità di dati perché mettiamo che io nella tabella dei PC ho 1000 PC, di cui 100 PC di un certo tipo PC. Se per sbaglio cancello quel tipo PC, ci fosse l'eliminazione a cascata attivo, mi sparirebbero 100 PC della mia banca dati.
E magari non finisce lì, perché poi se a cascata, per i PC, che ne so, ci sono i proprietari, i fabbricanti, qualcosa, se io attivo tutto un meccanismo a cascata, naturalmente va a cascata fino in fondo e magari mi svuoto in un attimo la banca dati. Ecco che se lasciamo le opzioni per difetto, ovvero queste, nessuna operazione, nessuna operazione, ci garantiamo che la banca dati è, appunto, come ho già avuto modo di dire più volte, blindata, ovvero non possiamo rovinarla inavvertitamente né cancellare dati, righe, record nelle tabelle che non vogliamo cancellare. Semmai, lasciando le opzioni in questo modo, dobbiamo dapprima seguire, diciamo, al contrario i vincoli se vogliamo fare pulizia. Vogliamo, per dire, eliminare il tipo PC6 prima di poterlo eliminare. Ecco, adesso ho rimesso il vincolo in questo modo. Se vogliamo eliminare il tipo PC6, avendo l'impossibilità dell'eliminazione a cascata, devo dapprima seguire il percorso contrario del vincolo, ovvero andare nelle tabelle figlie dipendenti, cancellare tutte le righe che hanno a che fare col codice 6 o modificare il codice e trasformarlo in un altro di quelli esistenti, senza necessariamente cancellare tutta la riga, questo dipende dalla situazione, e poi risalire sulla tabella madre e finalmente, una volta che il codice 6 non è più usato, poterlo cancellare. Ecco, questo è il succo della gestione dei vincoli, del valore, enorme valore aggiunto dell'uso dei vincoli fra tabelle che garantiscono la coerenza dei dati nella banca dati. E non solo, attenzione, non solo a livello di cancellazione per non lasciare dati orfani nelle varie tabelle, non solo a livello di cancellazione, ma anche a livello di inserimento nelle tabelle figlie. Questo perché teniamo sempre come esempio queste due tabelle, diciamo che io voglio crearmi un nuovo PC, quindi ricomincio a rimettere nuovo PC, rimettere il mio nuovo PC 10 GB 1 quello che è 10 XXX scanner niente, ecco, tipo PC, ecco. Quindi il vincolo verifica dalla tabella madre verso la tabella figlia o dipendente, ma anche al contrario, se io qui voglio mettere un tipo PC che ancora non è contemplato nella tabella madre, tipo il codice 7 che adesso non c'è più perché l'abbiamo cancellato, voglio mettere il codice 7, poi vado avanti tranquillamente, il proprietario, il fabbricante, adesso faccio tasto tabulatore per salvare il mio nuovo record, ecco che viene fuori un altro tipo di errore. Violazione del vincolo di nuovo, perché? Violazione del vincolo di integrità senza genitore. Ecco qua, vedete, genitore, quando io parlo di tabella figlia, che è dipendente dalla tabella madre, anche il messaggio di errore parla un po' di famiglia, diciamo così, senza genitore, perché? Cioè, vedete, il tipo PC non è contemplato nella tabella genitrice, diciamo, nel tipo PC, perché il codice 7 non esiste nella tabella tipo PC. In questo caso, se vogliamo assegnare il codice 7 a questo nuovo PC, dobbiamo dapprima inserirlo nella tabella madre. Vedete che è un po' il contrario, se vogliamo, del controllo della verifica della cancellazione a cascata o meno. Voglio cancellare il codice 6, non posso se nella tabella figlia è presente il codice 6. Finché è presente il codice 6 non posso cancellarlo. Viceversa, non posso usare il codice 7 come tipo PC se dapprima non lo metto nella tabella madre. Vedete che è tutto un gioco di vincoli. E attenzione, adesso ve li ho spiegati in lungo e in largo, vi ho fatto vedere questo e quest'altro, ma una volta che, possiamo anche chiudere le due tabelle, una volta che questo schema dei vincoli è impostato e corretto secondo le nostre esigenze, non dobbiamo più pensarci. Ovvero, questo schema lavora dietro con il motore della banca dati, ovvero la banca dati applica questo schema di vincoli, di legami fra una tabella e l'altra, non dobbiamo più pensarci. E se non ci viene nemmeno più
alla mente che c'è dietro questo schema di vincoli, magari tentiamo di cancellare dei record e la banca dati ci avvisa lei che non possiamo. Tentiamo di inserire dei dati che non esistono nelle tabelle madri e ci avvisa la banca dati. Nel tempo noi possiamo anche scordarci questo schema che, se è corretto secondo le nostre esigenze, lavorerà tranquillamente dietro le quinte per noi, ci farà un gran servizio per rendere sempre la nostra banca dati coerente. Ecco, nel nostro caso i vincoli sono stati impostati la maggior parte appunto blindando il vincolo con nessuna operazione possibile, vedete che anche gli altri, voi comunque avete a disposizione l'esempio. Ecco, in questo caso per esempio vedete che ho voluto impostare almeno l'eliminazione a cascata. Dove l'ho voluto impostare? Tra la tabella PC e la tabella intervento. Ecco, in questo caso la tabella PC funge da madre e la tabella intervento da figlia. Perché ho attivato l'eliminazione a cascata? Perché ha un certo senso in questo caso, perché se io eliminassi un PC non ha nessunissimo senso conservare i suoi interventi in banca dati. Quindi, per facilitarmi il lavoro e non dovermi cancellare manualmente tutti gli interventi di un determinato PC prima di poter cancellare un PC, ho attivato volontariamente l'eliminazione a cascata. In questo modo posso semplicemente dire: questo PC non mi interessa più, lo voglio eliminare, e ci pensa la banca dati a pulirmi tutti gli eventuali interventi, 1 o 10 interventi fatti nel tempo su quel PC. Quindi, dopo un'operazione di cancellazione, mi ritroverò la banca dati coerente e pulita da quel PC e tutto ciò che ha a che fare con quel PC. Vediamo quest'altro vincolo. Anche in questo caso, con la tabella proprietario, che è la madre rispetto alla tabella PC, ho deciso di attivare l'eliminazione a cascata. Questo perché? Perché eliminando un proprietario non ha nessun senso per me, nel nostro esempio qui dimostrativo scolastico, non ha nessun senso mantenere in banca dati dei PC legati ad un proprietario che io non voglio più, e quindi ancora una volta non voglio cancellare a uno a uno i PC di un certo cliente, ma voglio semplicemente cancellare il mio cliente e che si cancellino automaticamente i PC di quel cliente. Vediamo ancora un paio di vincoli. Anche in questo caso ho messo eliminazione a cascata, ovvero eliminando il proprietario voglio che si eliminino anche i suoi eventuali indirizzi. È inutile tenere tutto ciò che ha a che fare un proprietario. Ecco, in questo caso è un esempio ancora più interessante dei precedenti, perché il proprietario è una tabella che fa da madre, quindi che comanda sia la tabella PC che la tabella indirizzi. Quindi, eseguendo un'operazione di cancellazione su un'unica tabella, questa del proprietario, automaticamente i vincoli impostati con l'eliminazione a cascata faranno sì che si puliranno tutti i PC e tutti gli indirizzi di quel proprietario. L'ultimo vincolo. Tra indirizzo e tipo indirizzo, ovviamente il tipo indirizzo fa da madre, da tabella principale rispetto all'indirizzo, e qui però ho voluto blindare la cosa, quindi volessi cancellare anche per sbaglio un tipo indirizzo, non mi sparirebbero naturalmente tutti gli indirizzi legati a quel tipo indirizzo, me lo impedirebbe la banca dati. Quindi, se proprio voglio eliminarlo, devo eliminare prima o sostituire il tipo indirizzo per quegli indirizzi e poi poter eliminare il tipo indirizzo. Ecco, questo è tutto il gioco dei vincoli, che è vero, ci vuole un po' di concentrazione, ci vuole una certa analisi prima di impostare correttamente i vincoli, ma ripeto, una volta impostati sono fenomenali. Ci tengono la banca dati in ordine e coerente. Ecco, un'ultima nota grafica sui vincoli. Come avrete notato, ci sono un numero e una N all'inizio e alla fine di ogni riga di vincolo, di ogni simbolo di vincolo. Uno sta per le tabelle madri, a un capo della riga del vincolo, all'altro capo c'è sempre la N per le tabelle figlie. Cosa sta ad indicare? Che per un codice presente nella tabella madre ci possono essere, ci possono, non è che ci devono essere, ovviamente, ovvio, ci possono essere N, ovvero innumerevoli esemplari di quello stesso codice per la tabella figlia. Ovviamente. No, non ovviamente, forse
era meglio che tenesse aperto le due tabelle perché didatticamente è più chiaro. E allora, scusate, ma ritorno ad aprire la mia tabella tipo PC e la mia tabella PC, quindi rimpiccioliamo ancora una volta le due tabelle. Dove è finita la tabella? Scusate, eccoci qua. Ecco, dicevo 1n, quindi la tabella madre 1n, tabella PC. Vedete che per il tipo PC, la chiave secondaria tipo PC, ho per esempio 1 due volte il codice 3, 1 due volte il codice 2, eccetera, eccetera. Laddove c'è un solo esemplare, ovviamente, essendo la chiave primaria, il tipo PC nella tabella madre, c'è un esemplare di codice 3 per n esemplari, ovvero ripetuti da 1, potrebbe esserci anche 1000 volte il codice 3 in questa tabella, però il codice 3 è rappresentato una volta sola nella tabella madre. Ed ecco il perché di questa simbologia, che aiuta a leggere lo schema dei vincoli, perché a colpo d'occhio vedete subito qual è la tabella che comanda rispetto all'altra, ai due capi di un vincolo, quindi proprietario 1n, quindi la madre del proprietario, 1n la madre del proprietario, 1n la madre del tipo indirizzo. Vedete, a colpo d'occhio l'1n aiuta a leggere in che senso ed a interpretare il vincolo. E voilà, credo che abbiamo parlato a sufficienza dei vincoli, sono importantissimi, avrete capito, e utilissimi, quindi il mio consiglio è di sempre creare questo schema dei vincoli fra tabelle, perché aiutano sia a creare le query, sia a tenere coerente la banca dati. Quindi è vero che una banca dati non obbliga a creare questo schema, non obbliga a crearlo, ma avrete capito che è talmente alto il valore aggiunto che bisogna proprio crearlo, anche se si può usare benissimo la banca dati senza questo schema. Ma io lo consiglio caldamente, c'ho un attimo di impegno, ma poi il valore aggiunto è tanto. Ecco, vedete che è tutto un gioco, un bel ragionamento ci vuole dietro. E immagino che vi sarete accorti che disegnare una banca dati non è mostruosamente difficile, però implica una bella concentrazione e una bella chiarezza mentale per capire dove vogliamo andare e cosa stiamo facendo. Fatto sta che adesso posso far riapparire la mia scaletta, che dopo aver visto tutta questa bella grafica disegnata fra una tabella e l'altra, vedete questa ragnatela, quindi non c'è una tabella isolata, ognuna è legata a un'altra secondo una certa logica, vedete? Adesso questa banca dati è perfettamente coerente, quindi non potrò inserire una riga in una tabella che non sia coerente con le tabelle legate ad essa. Quindi avete capito il concetto. Ecco, questa è la gestione dei vincoli o relazioni. Non ho fatto nessuna modifica, quindi ecco, mi chiede di salvare perché appena cambio di posizione in questo disegno una tabella, per lui è una modifica. In realtà modifiche sostanziali tecniche non ne ho fatte, quindi non salvo. Però avete visto la chiusura del cerchio finalmente. Abbiamo visto come si creano le tabelle, abbiamo visto perché si creano più tabelle e qui abbiamo visto come si legano in modo fisico, diciamo così, le tabelle secondo la nostra logica di come dovrà vivere questa banca dati e crescere con i propri dati. Questi vincoli si chiamano appunto vincoli o relazioni. Ecco, a volte si parla di vincoli, a volte di relazioni, ma si intende la stessa cosa, che sono quelle freccettine, quelle righette che avete visto fra una tabella e l'altra. E proprio per questo motivo, perché queste tabelle, scusate, questa banca dati integrata in LibreOffice Base, così come altre banche dati anche usate professionalmente, molto diffuse nel mondo, proprio per il fatto che queste banche dati lavorano in questo modo, cioè si creano delle entità, delle tabelle,
e queste tabelle possano essere relazionate e vincolate una all'altra, si chiamano appunto, sono dei tipi di banche dati che si chiamano relazionali. Ecco perché si chiamano relazionali, perché sono banche dati che permettono di mettere in relazione un insieme di dati, un insieme di attributi con un altro, ovvero una tabella con un'altra. E queste banche dati relazionali, avrete capito dal meccanismo dei vincoli e dallo scopo dei vincoli, che sono un sistema solido di archiviare i dati, di descrivere i dati. Sono banche dati molto solide e sempre coerenti per quanto riguarda le informazioni memorizzate, proprio perché ci garantiscono questa coerenza. E questa loro solidità è anche la chiave del loro successo di queste banche dati, che da anni, decenni e tuttora sono molto note e molto usate anche a livello planetario e professionale. Ci sono banche dati come DB2, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MSQL e altre ancora, che sono tutte di tipo relazionale, compresa la nostra HSQLDB, la nostra HSQL, che è anch'essa integrata in Base, ma è una banca dati relazionale come qualsiasi altra. Quindi concludo questo video appunto su questo concetto, su questa denominazione delle nostre banche dati relazionali. Ecco, è stata abbastanza impegnativa anche questa parte del corso, comunque molto molto importante per chiudere il cerchio sulla coerenza, sul disegno corretto delle banche dati. Con questo concludo, con un saluto e alla prossima, ciao ciao.